spinti, no? Che abbiamo già parlato più volte con la consulta, con le figure referenti del territorio, per cui vorremmo che anche Albuja si creasse un luogo di ritrovo e di aggregazione, considerando sia il centro così come tale, ma anche il centro spirituale, no? Mettendo insieme le due opportunità che ci sono. Per esempio abbiamo tavolato un bel discorso anche con la società sportiva, che gioca un ruolo importante con i centri sportivi che ci sono. Così a crescere. Io personalmente sto incontrando anche le altre frazioni, ho fatto un incontro alla Rizzato Casinaricolo, che non c'era da quelle parti lì, ero sotto i tendoni della Rizzato. Adesso stiamo pianificando l'incontro all'Ambola proprio per avere tutte le informazioni anche non solo del centro storico ma anche di altri cittadini che si trovano un po' di fuori per vedere come si può e si potrebbe rianimare questi centri. Non è facile, non è facile. Io ho assessorato quindi relativamente allo sviluppo del marketing territoriale diversi progetti e proprio adesso stiamo scrivendo un progetto per partecipare a uno dei bandi europei di fondi PON che coinvolge Agenter, le scuole superiori e l'amministrazione in un progetto di valorizzazione digitale, promozione digitale del territorio. Avrebbe avuto corso il bando di riqualificazione delle periferie, questa cosa è stata politicamente cavalcata in maniera mostruosa con una grandissima vittoria politica che forse il lavoro da lì era tutto da fare, cioè 5, 6, 7 anni fa fu presentata un'idea di progetto messa a bando, per intenderci, vinse un progetto, il comune poi lo presentò, ma non era né un progetto esecutivo, non era neanche lontanamente l'idea di quello che poi verrà fatto realmente, e tutto l'iter di lavori che gli uffici hanno dovuto fare per arrivare a rispettare le scadenze imposte al Ministero è stato un lavoro mostruoso, ciclopico. Lo dico solo perché fa parte dei giochi e fa parte del mettere il cappello, i meriti sulle cose. Ma portare a termine questo bando, se ci riusciremo, perché comunque è un finanziamento importante, una importantissima opportunità, non è che le cose fossero a gennaio, il Comune ha ricevuto 2.400.000 euro per fare questa cosa. È iniziato un lavoro di un semestre massacrante per i lavori pubblici, sono stati tutti bravissimi servizi, cammin facendo si sono trovati anche degli intoppi burocratici tipo errori in atti notarili che dovevano riassegnare un pezzettino di terreno, perché poi il progetto è complesso, riguarda la riqualificazione del piazzale di Santa Stazione, edifici RFI, si è dovuti andare a ragionare con RFI per avere l'utilizzo di quei locali e il Ministero ha detto chiaramente, la Regione ha detto chiaramente che non è che uno avrebbe potuto fare solo una parte del progetto, o si facevano tutti e tre gli stralci, riqualificazione del piazzale, gli edifici RFI e l'ex arte meccanica, oppure non si accedeva al finanziamento. Quindi non c'era nulla di pronto e, ripeto, l'assessore Aiello in primis, il sindaco e tutti i lavori pubblici hanno fatto un lavoro incredibile per arrivare al punto in cui siamo arrivati. Questo lo dico anche perché da fuori sembrava un fantastico, grazie PD che 5 anni fa hai fatto una roba e oggi arrivano 2.500.000 per riqualificare la stazione. Non era proprio così. Però chiaramente sono aspetti tecnici che finché non li vivi sulla tua pelle non li puoi sapere. Poi non è ancora gatto, non c'è gatto che non è sacco, perché adesso noi abbiamo corso. Ci sono i pareri, ci sono. È stato un fracco di conti con RFI perché gli immobili sono di RFI, abbiamo fatto tutta la percentuale di carico di immobili. Non è stato proprio sicuro semplice. No, non ci sarebbero le condizioni, perché in Agenzia c'è una maggioranza di un certo tipo e una presidenza di un altro. Non ci sono le condizioni. Io penso che si andrà a trovare un accordo, su quello non ho dubbi, sono certo su questo. Su quelli che sono i bilanci mio personale che ho fatto in questo anno, poco meno, perché poi alla fine si è entrato dopo, un bilancio sicuramente da migliorare, per usare altri termini, perché sono. La cosa che io ho proposto, che pare che sia stata accolta, è quella che se vogliamo davvero crederci alla terra d'acqua l'Unione, dobbiamo avere una sede che identifichi l'Unione. Se non passiamo attraverso questo passaggio, non giriamo. Tu devi dire l'Unione chi è? È lì. Quindi avere una sede unica. Cioè, dare un'identità. Un'identità, se no perdiamo di più. Se abbiamo tutta questa suddivisione, un po' a Calderara, qualcuno a San Giovanni, qualcuno a Cavalcore, un altro, tu devi dire, ci crediamo davvero?
abbiamo tutte le leggi che ci fanno andare in quella direzione lì, perché quando va il finanziamento passano attraverso Città Metropolitana e Unione, perché il finanziamento arriva da lì. Se continua questo tipo di impostazione, bene, oggi si è andato in questa impostazione, in queste regole, bene, l'Italia si passa attraverso la sede, c'è una sede dove tu puoi portare i tuoi servizi, che oggi sono ufficio personale, sia e pian piano PUC, centrale unica di committenza. Ecco, allora a quel punto lì dici ok, cominciamo a ragionare come un'entità sovraordinata che può assumere dei ruoli e una visibilità. È chiaro che noi la sede centrale vediamo San Giovanni, ovviamente il paese di riferimento è San Giovanni. E abbiamo fatto anche una proposta che faremo in prospettiva, abbiamo fatto in giunta, adesso ne parleremo anche in commissione di prossimo, di un luogo da poter destinare. Beh, sai, noi avremmo voluto fare tante cose, però adesso stiamo arrivando. Ad esempio, una cosa che a me stava molto a cuore è la sicurezza della famosa biblioteca storica. Noi abbiamo la biblioteca, adesso stiamo arrivando, quindi possiamo dirlo, è una delle più grandi dell'Emilia d'Italia senza nessun sistema di sicurezza. Tenete conto? Cioè non c'è nessun sistema di rilevazione fumi e incendi di spegnimento automatico. Quindi rischiamo che un incendio tra l'altro palazzi neanche datati, se per un poco perdiamo tutta conservazione anche questa. Non c'era nulla. Noi siamo partiti subito, infatti volevo farlo subito, stiamo facendo adesso. Io volevo farlo subito questo livello. Però anche lì metti in campo il progetto, devi andare a bilancio approvato, quando hai i soldi, fai l'appalto e arrivi adesso. Tempo passato. Poi beh, ci sono tante cose, sono anche sicurezza delle scuole, le stesse messe in sicurezza delle telecamere, dei cittadini, insomma, queste cose che io vorrei fare in tempi rapidi, come anche, pensate anche a questa cosa qua. Noi vogliamo recuperare quello che è il ruolo delle manutenzioni ordinarie, che devono essere in capo all'amministrazione. Non si può pensare che per fare coprire una buca io devo andare in appalto. Non si può pensare che se devo pittare 2 metri quadri di parete devo andare in appalto. Primo, perché costa molto di più. Due, perché arriviamo sempre lungo. Allora noi ci stiamo organizzando per avere le squadre interne qualificate, efficienti con personale e mezzi. Faccio un esempio. Noi abbiamo messo a bilancio l'acquisto di un cestello per poter fare con voi in quota e probabilmente arriva a settembre. Quindi capisci i tempi anche qui di manutenzione. L'asfaltatura di via bassa è un'altra cosa, no? Diciamo qui, dobbiamo capire. Anche qui siamo partiti, probabilmente riusciamo a fare lui. Cioè, i tempi sono proprio questi qui. Anche le stesse assunzioni. Noi abbiamo i posti vacanti, siamo partiti a dicembre, gennaio, stiamo facendo qualche appalto, qualche gara adesso, qualche assunzione adesso. La logica è, Virgilio, tu esci da una principata quando trovi qualcun altro che sia in grado di subentrare, sì, nella principata. Oppure devi trovare il consenso da parte di tutti i soci per poter dire ok, non si va più avanti. Poi è chiaro che dopo non è che finisce. Dopo ci potrà essere un socio privato che ha il 40% e dice oh, io mi avevo proposto un piano finanziario di questo tipo, adesso siccome non l'ho più, adesso me lo paghi. Non è così facile uscire. Certo. Allora cosa ho fatto io, per mettere in campo questa parte? L'azzeramento, abbiamo parlato un po' tutti del canone, no? Per l'occhio di capelli, che questo è avvenuto entro il 2016. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo detto, signori, ma voi state facendo tutto quello che abbiamo chiesto di fare? Lo state facendo? Abbiamo capitolato che dice, non so, 6 sfalci all'anno, 2 volte la pulizia delle grondaie, le manutenzioni ordinarie, il rifacimento di pluviali, un fracco di roba. Allora mi ha detto, secondo me non lo state facendo. Abbiamo cominciato a mandare i tecnici in giro a controllare. E infatti, molte di queste opere non stanno facendo. Allora cosa abbiamo detto noi? Ed è oggetto adesso che usciremo pubblicamente, così questo. Abbiamo detto, signore, noi vi paghiamo quando ci dite e quando ci dimostrate che pagate, che fate i lavori. Voi sapete che sono diversi interventi, no? C'è l'ampliamento e quello bene. Sapete gli ampliamenti che stiamo facendo, che sono stati fatti, ma non sono stati fatti tutti perché adesso c'è un rallentamento. Sapete che
abbiamo 550-600 morti all'anno. Dal 2013 eravamo sul 100 persone che si sentono male, morte. Adesso si è arrivati a 200, così ucraini. Quindi sono veramente notevoli le persone che si sentono male. Quindi non è detto che tutto quello che è stato messo a bando, gli ampliamenti, sia necessario. Quindi sta un attimo a rivedere. Io ti ho detto, ho previsto gli ampliamenti per SOS, erano 690.000 euro, se tu non li fai, lì si appresta a conteggiare, non te li do. Così per le manutenzioni straordinarie, abbiamo previsto un 500 e passa 1000 euro, bene, tu non li fai, le documentate, non te li do. Fatto sta che però io non ho ancora avuto contezza anche sulle manutenzioni straordinarie.